Sono Giampiero Fossi, sindaco di Signa dal 2019. Sono fra l'altro nato a Signa e da sempre residente in questo comune. Un comune che amo profondamente, un comune che mi sta dando grandissime soddisfazioni. Ci sono stati grandi cambiamenti, cambiamenti anche legati alla cessazione della mia attività lavorativa. Insegnavo in un liceo, storia e filosofia. Adesso sono interamente dedicato invece all'attività amministrativa. L'emergenza coronavirus qui a Signa è stata affrontata, penso, con grande attenzione, grande forza e un grande coordinamento anche con gli altri comuni. Abbiamo immediatamente attivato un centro operativo comunale e posso dire che ad oggi, di circa 1.900 contagiati che abbiamo avuto a Signa, siamo riusciti a seguirli uno per uno, cercando di dare ad ognuno gli elementi di cui aveva più bisogno dal punto di vista sanitario, ma non solo. A qualcuno è stato portato fuori anche il cane. Il rapporto con il volontariato è stato fortissimo. Abbiamo lavorato veramente bene con la nostra pubblica assistenza, con la nostra misericordia, ma posso dire anche con altre istituzioni. Io mi sento sempre di ringraziare l'Arma dei Carabinieri, che è stata a noi vicinissima in questo frangente, oltre a tutte le autorità sanitarie. Posso dire che a Signa abbiamo aperto un albergo sanitario proprio per fronteggiare questa situazione del Covid. Posso dire che vari cambiamenti erano già previsti. Sapevo bene, ho fatto l'assessore in precedenza, cosa voleva dire fare il sindaco. Fare il sindaco vuol dire soprattutto dedizione, vuol dire attenzione, vuol dire amore profondo per la propria comunità e per la propria terra, ma vuol dire anche muoversi in una situazione sicuramente complessa, difficile, che posso dire in 2 anni sto reggendo abbastanza bene. Per adesso le soddisfazioni sono molto superiori a quelle che possono essere difficoltà o delusioni. Signa è una città industriale, artigianale, che ha bisogno di infrastrutture, ha bisogno di attenzione. Stiamo sulla strada giusta, stiamo lavorando con partner d'eccezione che stanno sistemando tutta una serie di cose. Si tratta di entrare in un percorso segnato, mettendoci del proprio e migliorando o portando avanti certe cose. Per esempio, una parte grande della circonvallazione è già stata aperta. Abbiamo dato inizio a un sistema di piste ciclabili abbastanza importanti. Stiamo in qualche modo rafforzando la nostra ferrovia, stiamo rafforzando la stazione ferroviaria, abbiamo aperto fra l'altro un museo ferroviario di grandissimo interesse nel piano ferro della stazione di Signa, ci stiamo allargando in quella che è anche un'altra delle funzioni di Signa, una funzione culturale, apriremo fra poco il nuovo museo civico della Paglia, un museo integralmente dedicato al lavoro, alla moda, a tutta quella che è stata la produzione nel nostro territorio. Quindi Signa come città d'arte, città di lavoro, città di produzione, ma anche città di solidarietà. Io, ripeto, sono molto orgoglioso di questa realtà. La realtà di Signa è una realtà che non supera i 20.000 abitanti, è un territorio anche abbastanza piccolo. Ma abbiamo tutte le strutture, tutte le caratteristiche che possono permettere di vivere bene in questa situazione che, guarda caso, è anche baricentrica fra Firenze, Prato, Pistoia e Empoli. Quindi siamo in una situazione anche fortunata, interessante e sviluppandola sono convinto avremo grandi ulteriori soddisfazioni. Le nostre imprese hanno avuto grande attenzione. Diversi dei nostri imprenditori con soddisfazione sono venuti a dirmi che sono riusciti, nonostante le difficoltà, a mantenere tutto il personale, perché qui a Signa esistono realtà industriali anche importanti, ma dove ci sono imprenditori che conoscono i propri operai. È una realtà diversissima da quella della GKN, dove chi comanda sono fondi finanziari e altro. Quando c'è l'imprenditore, l'imprenditore sa bene che i propri dipendenti, i propri lavoratori sono qualcosa di fondamentale per lui. E alla fine, se è un imprenditore bravo, e da noi ci sono imprenditori veramente bravi, preparati e attenti, i propri operai sono parte della sua famiglia. E questo lo dico senza paternalismo,
si riscontra, l'abbiamo riscontrato nella storia antica di Sinia e lo vediamo adesso anche nelle grandi strutture dove per fortuna non ci sono a capo grandi multinazionali estere, ma ci sono imprenditori che hanno una faccia, un nome e dico anche una testa e un cuore. Esiste una grande sensibilità da parte delle nostre imprese. Molti degli imprenditori sono nati a Sinia, vengono da aziende che da centinaia d'anni sono operative. Il nostro settore più famoso è quello del cappello, cappello di paglia, ma anche altri elementi legati alla moda e ai vari accessori. E ci sono imprenditori che vengono da famiglie antichissime, che in qualche modo hanno segnato anche la storia industriale, non solo di Sinia, della Toscana. Qualche anno fa la Repubblica Italiana ha dedicato un francobollo all'industria della paglia. Industria della paglia che ha avuto proprio il suo sviluppo centrale all'inizio del Settecento qui a Sinia, formando il primo distretto industriale della Toscana. Quindi c'è una mentalità imprenditoriale importante e permettetemi anche un riferimento. Una mentalità imprenditoriale al femminile. Quando si parla delle vecchie trecciaiole che intrecciavano la paglia lungo la strada, eccetera, eccetera, queste riuscivano in qualche modo a mantenersi, a sistemarsi. Sto parlando dell'Ottocento. Qualcuna di queste in seguito si è organizzata e ha messo su fabbrica per conto suo. E quando la paglia ha avuto qualche difficoltà, sono nate le maglierie. Negli anni 50-60 Sinia è stata invasa da piccoli maglifici, tutti a guida femminile. Quindi un'imprenditoria variegata che è ancora presente nel territorio e che ancora produce numeri interessanti delle entrate del PIL del nostro territorio. Noi abbiamo molta attenzione al lavoro e al lavoro giovanile. E noi pensiamo che sia necessario istituire in Sinia anche una sorta di incubatore di piccole imprese che possono dare modo ai giovani di poter sviluppare le loro idee, le loro capacità, le loro professionalità, ma anche delle condizioni legate anche alla creazione di un ITS qui a Sinia, in cui chi ha professionalità la possa davvero insegnare a giovani generazioni. In modo che quelle famose opere che si fanno con la testa, con il cuore e con le mani anche, possano avere qui realizzazione piena e possa continuare una tradizione che ha una sua forza. Siamo tutti portati, io compreso, a vedere più ciò che manca rispetto a quello che c'è. Ma vi posso dire, Milano abita mia figlia, ha una bambina di 6 mesi e non c'è posto al nido. Né pubblico né privato. A Sinia è praticamente impossibile, o nello spazio pubblico, o nello spazio privato, o con sovvenzioni di vario tipo, chi ha un bambino piccolo può trovare spazio. A livello sanitario, idem, abbiamo una situazione diffusa dove fra il pubblico, il volontariato e tutto quello che può essere il terzo settore viene offerto un qualcosa di importante, così come nell'RSA. Così come in tutti gli elementi del sociale, ci siamo e siamo presenti. A livello culturale, posso dire, questo lo dico con orgoglio, abbiamo allargato enormemente sia la biblioteca che gli orari d'apertura della biblioteca e stiamo creando tutta una serie di musei che possono benissimo aiutare. Nel mio programma, e spero entro il prossimo anno, riuscirò a aprire anche un teatro degno di questo nome a Sinia. Si sta lavorando. La cultura in un comune della cintura fiorentina è fondamentale. Io ho parlato di industria, ho parlato di paglia, ma i nostri imprenditori, anche negli anni 30, per rilanciare il prodotto cappello e paglia, hanno chiamato qui artisti. Sto parlando degli anni 30. È venuto Taiat, è venuto Uberto Bonetti, dove veniva fatto tutta una serie di interventi precisi che univano l'arte, la cultura al lavoro. Quindi noi che abbiamo, basta vedere anche questa stanza,
Questa stanza è piena di opere della manifattura di Sinia. L'attività della ceramica, delle terrecotte artistiche, ancora presente nel nostro territorio, anche se non in numeri grandissimi, ha fatto sì che D'Annunzio fosse un frequentatore assiduo di Sinia, che veniva qui, nella nostra manifattura, poi andava a trovare le sorelle Grammatica, che abitavano qui da noi. Ma l'arte è elemento forte, è elemento anche che fa da cimento di una comunità. Arte, spettacolo, momenti di comunità, costituiscono un insieme che in qualche modo penso possa portare molto bene per la crescita di quella che può essere tutta la società signese, ma dico anche per la sua economia. Però quando si parla di arte, quando si parla di cultura, non c'è né passato né futuro, c'è il presente, un presente bello da vivere. E io dico, per chi viene da fuori, per i nuovi signesi, Sinia è una città accogliente, nelle regole, nell'attenzione. Chi viene a Sinia è signese, da qualunque paese venga. E lo posso dire io. Io sono nato a Sinia, mio babbo è nato a Sinia, mio nonno è nato a Sinia, il babbo di mio nonno è nato a Sinia, il nonno di mio nonno no. Ognuno è immigrato in qualche momento. E io dico che un paese, una città, una comunità non è né di chi ci è nato né di chi la abita, è di chi la ama soprattutto. E questo io penso sia un elemento fondamentale. Chi viene da fuori, benvenuto, basta che sia nelle regole e abbia rispetto pieno del luogo che lo ospita. Tra i regali che ho avuto, oltre al Covid, ho avuto anche le grandi alluvioni del 19. Nel 2019, una parte di Sinia, il nostro parco fluviale delle Nari, è stato praticamente sommerso. Noi abbiamo iniziato con la Regione Toscana un lavoro importantissimo sulle casse d'espansione. Stiamo lavorando fortemente con i vari consorzi, con il Genio Civile, per rendere sicura non Sinia, rendere sicura tutta la piana di Firenze. Nel Parco delle Nai si sta realizzando una delle più grandi casse d'espansione della Toscana e all'interno di questa grande cassa d'espansione c'è uno dei più grandi parchi metropolitani della Toscana, il nostro Parco delle Nai. Il sistema Alert qui a Sinia ha avuto una grande funzione. È stato usato per dare informazioni durante il Covid, ma è stato usato anche in occasione delle alluvioni. Quando si entra in una criticità rossa, quando i nostri fiumi, sempre sotto monitoraggio, cominciano a avere qualche problema, parte subito il nostro sistema, un sistema che ha avuto e ha dei buonissimi riscontri. Quindi sta funzionando. Posso dire anche che a fronte di certi elementi, viene usato con parsimonia, viene usato con parsimonia. Non si usa per esempio quando ci sono interruzioni per lavori stradali o altro, lo usiamo in modo mirato, però quando l'abbiamo usato ha avuto grandissimo risultato, perché poi i riscontri sono venuti. Il Covid ha testato abbondantemente questo, però ripeto, anche le alluvioni del 19 hanno avuto un pronto intervento di informazione, ma anche di allarme, proprio grazie a questo sistema. Noi abbiamo una protezione civile molto molto ben organizzata, insieme anche al comando dei vigili, che è molto attenta a quello che è un rapporto sulle emergenze dei cittadini, sulle emergenze e sulla sicurezza. Quindi io spero che al termine del mio mandato sia già avviato il cantiere per la realizzazione del nuovo ponte sull'Arno. Questa è la cosa primaria, che si accompagna ovviamente a tutta la nostra viabilità interna che stiamo sistemando. Ma io vorrei fare anche un altro riferimento a cui terrei, che va oltre alle infrastrutture e ai lavori pubblici, che è legato proprio al discorso Alert che abbiamo fatto. Io voglio che Sinia sia una comunità libera,
sicura, dove è anche informata, ovviamente, dove si vive bene. Si vive bene nel lavoro, nella salute, nella cultura, nella solidarietà. In ogni modo si sia sempre più comunità. Questo è il mio fine principale. Il resto, il ponte, la strada, raddoppio della ferrovia, eccetera, eccetera, sono tutte cose bellissime, ma fanno parte di un elemento centrale, che è quello di essere comunità, comunità bella, viva, sana, in cui si sta bene, in cui siamo comunità. Alert System unisce l'amministrazione pubblica ai cittadini.